Finisce 80 a 79 per l'Europa Ovini-Chieti il derby contro l'Unibasket Amatori Pescara. Partita bellissima, dominata da Chieti all'inizio, grandissima reazione dell'Amatori Pescara che con la tripla di Leonzio si riporta a più due, poi alla fine decidono i tiri liberi. 0 su 2 per un sontuoso Alberto Serafini e Chieti può festeggiare un derby stupendo. 20 punti per Ennio Leonzio, top scorer da un lato, 15 punti dall'altro per Osman Gueye che è entrato in partita solo nel terzo quarto. L'analisi di questo splendido derby con i due presidenti Carlo Di Fabio e Gabriele Marchesani. Presidente Di Fabio, è chiaro che c'è tanta amarezza per il risultato finale, da tenersi stretta la partita dopo l'intervallo lungo. Ma commentare una sconfitta come è maturata oggi è sempre difficile. Comunque per 35 minuti loro hanno tenuto le percentuali monster e quindi ci hanno tenuti lontano nel recupero. Poi abbiamo fatto di tutto, nonostante ancora una volta delle prestazioni dei miei singoli impalpabili. Siamo arrivati anche avanti, anche ad avere un possesso, anche a subire l'ennesimo fischio discutibile, perché ancora una volta in casa mi sento di dire che non abbiamo nessunissima volta un fischio a favore, neanche proprio se ce lo ordina il medico, però adesso recriminare è difficile. Peccato, avevamo il match point, li avremmo seppelliti a 8 punti di distacco, adesso si riapre la lotta per il secondo posto. Vedremo adesso che cosa fare, probabilmente qualcosa sul mercato c'è da fare. Sulla pioggia di triple, probabilmente dal punto di vista tecnico ha deciso la partita, perché levato il primo quarto, a cavallo tra secondo e terzo quarto, 9 su 13 determinante, con 9 triple, tutte dalla panchina. Te l'ho detto prima, grandissimi percentuali, c'era poco da fare. Poi siamo rientrati fino al 35esimo, poi nel terzo quarto e metà del quarto guai ha continuato a imperversare dalla distanza. Vedremo che cosa succederà. Ti ripeto, amaro in bocca, complimenti al pubblico, sia di Chieti sia di Pescara, che hanno dato vita a un bel palcoscenico. Marchesani, vittoria importantissima con sofferenza finale, benissimo Chieti per 32-33 minuti, grandissima Pescara alla fine, una vittoria che forse vale anche più dei due punti in classifica. Ma io direi che abbiamo mantenuto il comando della partita sin dalle prime battute, quindi soltanto nel finale loro sono riusciti ad andare qualche punto avanti, dopodiché chiaramente la partita è finita come sappiamo e credo di non aver rubato nulla ed aver vinto questa partita nel modo migliore. Si riapre la corsa al secondo posto. Ma noi ci abbiamo sempre sperato e creduto, io l'ho sempre detto, qualcuno era scettico, però io so che il valore potenziale della nostra squadra è un potenziale molto importante, tant'è che con l'innesto di migliori, come avete visto tutti anche oggi, insomma, possiamo toglierci ancora delle belle soddisfazioni. La cosa che le è piaciuta di più, Presidente? Io direi la sportività del pubblico pescarese, del presidente amico Carlo Di Fabio e di tutti coloro i quali hanno assistito alla partita, che hanno veramente fatto sì che oggi è stata una bellissima giornata di sport, così come è stata l'andata a Chieti al Padre Tricalle. Possiamo dire, per chiudere, presidente Marchesani, che oggi Pescara e Chieti hanno detto che l'Abruzzo ci sarà fino in fondo in questo campionato? Ma io ho sempre detto, sin dalla presentazione di settembre, che ci saremmo giocati comunque la vittoria del campionato, magari sbagliando perché non era ancora a conoscenza del potenziale delle altre squadre, però lavorando credo che non debba sfuggirci da qui all'anno prossimo. Come hai detto tu, anche Pescara potrebbe fare il salto di qualità perché sono strutturati bene, hanno degli ottimi giocatori, un'ottima società, quindi credo che Chieti e Pescara possano fare veramente molto bene in questo campionato, guardando anche al futuro.